Ciao a tutti! Oggi ci troviamo ad Agra, in provincia di Varese. Siamo sopra Luino e andiamo a percorrere il giro del Sole e della Luna. Noi partiremo con il giro della Luna e poi concluderemo un anello facendo il giro del Sole e ritornando ad Agra. Abbiamo posteggiato l'auto nel parcheggio vicino alla chiesa, dove c'è il parco dei daini. E adesso andiamo dentro nel paese a trovare l'inizio del percorso. Qua abbiamo la piantina, adesso andiamo a percorrere il giro della Luna per primo e poi ci ricollegheremo con il giro del Sole e torneremo qua ad Agra. Qui siamo nel centro di Agra, dove c'è l'asilo infantile, ci sono le piantine. Andiamo a prendere il sentiero dall'altra parte per fare prima il giro della Luna. Quindi andiamo da questa parte e seguiamo per il belvedere di Ganna. Ecco qua le indicazioni. Belvedere Ganna, GDL, giro della Luna. Da questa parte. Qui abbiamo una bella immagine della Madonna, benedetta dal cardinale arcivescovo Ildefonso Schuster nel 22 luglio 1942. Eccoci, arrivati ai segnali. Giro della Luna. Al belvedere Parea, belvedere Ganna, Vedore. E qua abbiamo un'indicazione dall'altra parte per andare a fare il giro del Sole. Andiamo su di qua. Continuiamo a salire tra le case di Agra. Tra poco usciremo dall'abitato e entreremo in un sentiero nel bosco. Qui abbiamo questa bella salitella da fare. Ecco che è finita la strada a gradoni, siamo entrati nel bosco. Questo pezzetto è bello in salita, ma è un breve tratto. Arrivati a questa casetta, qui troviamo ancora i nostri cartelli. Ecco le indicazioni per il giro della Luna, andiamo avanti. Dopo aver fatto la bella rampa iniziale, che sale bene bene, però sono 150 metri di strada, adesso scendiamo nel bosco. Qua dietro vediamo il Monte Lema e giù di là si va per Monte Viasco, il paese isolato poiché la funivia è ferma. Abbiamo fatto un video, vi lascio poi il link, e là sopra da Monte Viasco si può andare su anche all'osservatorio astronomico e c'è una bellissima vista verso il lago, veramente fantastica. E anche da Monte Lema si sale dal versante italiano e si arriva in cima sul versante svizzero. Continuiamo il nostro percorso in questo magnifico bosco di castagni. Adesso stiamo percorrendo un tratto in piano e tra un po' scenderemo un pochettino per andare a ricongiungerci col giro del Sole. Lungo questo tratto di percorso c'è tutta questa zona recintata, c'è anche la recinzione elettrificata, probabilmente dentro ci saranno degli animali, è una zona privata e noi costeggiamo sempre questa recinzione avanti da questa parte. Ecco che siamo arrivati ad altri cartelli, di qua è indicato il ristorante Bedore, da quella parte 20 minuti, andiamo avanti. Vediamo sugli alberi i nostri segnali,
continuiamo a camminare tra le foglie e le castagne. È pieno, belle grosse anche qua, bellissime castagne. Adesso saliamo un pochettino da questa parte. Continuiamo a salire in questo magnifico bosco. Andiamo avanti con il nostro sentiero. Siamo tornati vicino alla recinzione e si va su di qua. In fondo alla vallata, dietro a quegli ultimi paesi che si vedono, italiani, inizia la Svizzera. Proseguiamo su da questa parte. Guardate, paesino arroccato sulla montagna, molto bello. Che meraviglia, eh? Ecco che siamo sbucati in una radura. Qui c'è anche una fontanella, per adesso senza acqua, forse in estate c'è l'acqua. E là in fondo avevo visto delle altre belle statuette di animali. Andiamo a vedere cosa abbiamo qua. La volpe, una volpe. Eccola qua. Uno scoiattolino e un orso. Molto belli. Andiamo avanti. Noi abbiamo fatto una piccola deviazione dal percorso per arrivare in cima al Monte Bedorè, dove stiamo per giungere. Andiamo avanti ancora un pochettino e siamo arrivati in cima a questa parte. Ed eccoci arrivati alla croce del Monte Bedorè. Eccolo qua. Da questa parte ci sono anche campi di calcetto, di tennis, perché qua c'è un ristorante. Il ristorante Bedorè. Poi scenderemo un pezzo per arrivare a ricongiungerci al Giro del Sole. Qui abbiamo un'altra bella statua in legno, storia scolpita su tutti i lati. Ecco che qua siamo al ristorante Bedorè. Qui c'è anche un parco per i bimbi. Qua si arriva in macchina, comunque, come vedete c'è un ampio parcheggio. E adesso andiamo là in fondo, ci sono delle panchine e mi sa che da là ci sarà una bella vista. Andiamo a vedere. Guardate che bella vista che c'è da qua. Una meraviglia. Mentre scendiamo lungo la strada dal parcheggio di Bedorè, approfitto per ringraziare tutti i nuovi iscritti al canale, tutti coloro che ci seguono. Ormai siamo arrivati a compiere il nostro primo compleanno e siamo molto felici perché siete in tantissimi a seguirci. Continuate a iscriversi, a lasciare like, così contribuite a farci crescere e pubblicare sempre contenuti, speriamo migliori, e che possano esservi utili per darvi qualche suggerimento. Grazie a tutti e adesso continuiamo col nostro giro. Percorriamo un tratto di strada asfaltata finché arriveremo a ricongiungerci col sentiero del sole. Ecco che siamo arrivati al ricongiungimento con i sentieri Giro del Sole, Giro della Luna.
giù di là si va nel bosco. Noi siamo arrivati da questa strada qua e adesso, prima di riprendere il nostro giro, facciamo una deviazione. Qui abbiamo il Belvedere Galla e andiamo su di là verso il Monte Formica, 10 minuti da questa parte. Eccoci arrivati in cima al Monte Formica, 711 metri sul livello del mare. Davanti a noi vediamo Garabiolo, Cadero, Graglio, Valdasca. Su di là c'è il passo della Forcora e subito dietro a quei monti c'è la Svizzera. Qui siamo proprio lungo il confine. È una meraviglia. Qua dalla cima del Monte Formica vediamo benissimo Agra e lassù il Monte Lema e là dietro Monte Viasco, dove siamo stati. È una meraviglia, uno spettacolo puro. Invece dietro da questa parte abbiamo il Lago Maggiore. E dalla cima del Monte Formica un saluto a tutti. Ciao. Ciao. È molto bello salire qua in cima al Monte Formica perché si passa in mezzo a tutte queste bellissime rocce. Già là sotto comunque vediamo il parcheggio dove c'è il Belvedere Galla e dove inizia il Giro del Sole. Andiamo. Scendendo dal Monte Formica troviamo un bivio. Possiamo tornare da dove siamo arrivati noi, al Belvedere Galla, dove troviamo il sentiero con il Giro del Sole, oppure scendere da questa parte direttamente ad Agra. Noi adesso torniamo al Belvedere di Galla, seguendo il sentiero che abbiamo fatto all'andata, e poi andiamo a fare il Giro del Sole. Ecco qua. Il Belvedere Galla, 686 metri, anche qua si può posteggiare l'auto e di qua troviamo i nostri sentieri. Noi prima siamo arrivati da su là, da quella strada asfaltata, e adesso andiamo a fare il nostro Giro del Sole da questa parte. Qua vediamo che ci sono tantissimi percorsi da poter fare. Noi adesso la prima tappa è il Belvedere Zuccoli, poi il Belvedere Mandelli e infine Agra. Andiamo. Noi saremmo dovuti arrivare da quella parte, però abbiamo fatto la deviazione per Bedorè e quindi siamo arrivati da qua. Adesso di qua c'è la strada, il sentiero del Giro del Sole. Anche qua troviamo l'indicazione, è impossibile sbagliare perché è tutto segnato molto molto bene, e andiamo da questa parte. Qui siamo arrivati ad un bivio, da questa parte c'è il sentiero che scende per Monte Venere e Maccagno. Qua come vedete è molto semplice, molto tranquillo, in mezzo a un fantastico bosco, è molto molto bello. Andiamo avanti. Lungo il percorso troviamo anche dei bei pannelli come questo che parla degli alberi del bosco, quello che si può trovare qua, il faggio, il castagno, la quercia, la betulla, il ciliegio selvatico. Qui abbiamo anche altri cartelli. Può andare anche di qua al Monte Formica e al sentiero che si ricongiunge per Agra, e noi proseguiamo per il Belvedere Zuccoli. Qui abbiamo una postazione del percorso vita.
eccola qua, e proseguiamo da questa parte. Vedrete che cosa si vede dal belvedere che stiamo per raggiungere. Sarà una bellissima sorpresa. Siamo sempre immersi in questo magnifico bosco pieno di foglie cadute, ci divertiamo a fare volare le foglie sotto i nostri piedi. Guardate che bello, tutte le rocce che vengono fuori qua, c'è una pace, una tranquillità assolute, bellissimo, veramente molto bello, è fantastico sto posto. Ecco che siamo arrivati a un altro degli attrezzi del percorso vita, numero 12, una panca inclinata, prima era il 13, quindi ne avremo altri 11. Vicino a questa magnifica pianta con panchina troviamo anche un altro degli attrezzi del percorso vita. Ma questa pianta è veramente fantastica, che meraviglia. Andiamo avanti. Qui abbiamo un'altra panchina, qua abbiamo un altro bel pannello dove si parla dei fiori della primavera. Lo troviamo di qua. Che bellezza il sole che si infila tra le piante del bosco con i suoi raggi, è fantastico. Ecco qua un altro cartello, qui si parla degli animali che si possono trovare sul territorio, come la volpe, il cervo, il cinghiale, il tasso, il capriolo. Se siete fortunati potete incontrare qualcuno di questi. Eccoci arrivati al belvedere Zuccoli qua sotto, e dall'altra parte ci sarà il belvedere Mandelli, ma come promesso adesso vi faccio vedere la meraviglia, lo spettacolo a cui si assiste da questo belvedere. Eccoci qua di fronte a noi, i castelli di Cannaro, è una meraviglia. Questo pannello abbiamo spiegato le caratteristiche e l'origine del Lago Maggiore. In questo pannello si parla di Agra durante l'era glaciale. Qui sopra Agra vediamo il Monte Lema, dove siamo saliti l'anno scorso. E dall'altra parte, quando si è in vetta, si arriva in Svizzera. Una bellissima passeggiata anche quella, molto molto bella. Ma guardate che meraviglia di panorama. Thank you.
siamo arrivati a una bella fontanella. Con delle comode panchine. E proseguiamo verso Agra. Giro del sole. Noi siamo arrivati da qua. Qua sono segnalati il Belvedere Mandelli, il Belvedere Zuccoli, il Belvedere Galla, e torniamo verso Agra da questa parte. Ormai il sentiero nel bosco è finito, adesso è tutto su asfalto. Qua abbiamo trovato anche un bellissimo lavatoio. Caspita, che bello! Eccolo qua, che meraviglia! Ecco che siamo sbucati a Agra da questa strada, via Giro del Sole. Abbiamo le indicazioni per vedere il giro panoramico. Vedete che ci sono tutte le bellissime indicazioni. È tutto molto ben segnalato. Non ci sono problemi a trovare la strada, i sentieri. È un percorso molto molto bello. Tutto nel bosco. E facendolo come l'abbiamo fatto noi, prima il giro della luna e poi il giro del sole, si arriva a questo punto panoramico che è fantastico sul Lago Maggiore. Volendo si può anche arrivare qua e andare solo a vedere il panorama, se uno non ha voglia di camminare, e ne vale veramente la pena. Un bellissimo scorcio di Agra. Questi bei passaggini, come un bellissimo mosaico. Sui muri delle case di Agra troviamo tantissime madonnine, questi portichetti dove si passa. Molto bello, un bellissimo borgo. Che bei gattini che ci sono qua. Ciao ragazzi, come va? Siamo tornati al nostro punto di partenza. Qua c'è il parco dei Daini e adesso vediamo se c'è la sorpresina finale e riusciamo a vedere anche i Daini. Abbiamo percorso circa 7,5 km, abbiamo fatto un giro ad anello molto molto bello in mezzo ai boschi. Si può scegliere anche di andare solo ai punti panoramici, sono raggiungibili in un quarto d'ora, 20 minuti a piedi, mentre invece se si fa tutto il giro si percorrono, noi siamo saliti anche su un paio di cime e per cui
Abbiamo fatto circa 7,5 km e qui c'è il parco dei daini. Ecco che davanti a noi vediamo un paio di daini. Più da vicino, che belli. E per chiudere in bellezza, un bel tramonto sul Lago Maggiore.